Oggi siamo al mare in compagnia di Giorgio Falcioni. Giorgio è un ex comandante di mare, un appassionato di fotografia, soprattutto ama fotografare il mare. Come nasce la passione per la fotografia? Allora, la passione non nasce spontanea, la devi coltivare, nel senso che tanto qualche fotografia l'abbiamo fatta tutti, da piccoli, da grandi. Poi, quando hai tempo di fotografare, è lì che nasce la passione. Le prime foto le fai così. Come vengono, vengono, e vedi il bello, vedi il brutto, poi pian piano ti compri una reflex e con la reflex nasce la passione. Io sono autodidatta in tutto, è lì che nasce il coinvolgimento tuo, che coinvolge la passione, l'anima, l'amore per il mare, per il sole, per le alpi, per i tramonti. Infatti lei dice: dove gli altri vedono l'ordinario, un fotografo vede lo straordinario. Sì, io lo vedo. Il fotografo cammina sempre con la testa per aria, perché proprio le cose non le cerca, ma le vede. Io ho notato fra l'altro una cosa, che lei quando pubblica le sue foto su Facebook e le descrive, lei usa la lettera maiuscola per ogni simbolo, tipo natura, tipo arcobaleno, tutte con la lettera maiuscola. Tutto quello che concerne la natura è una forma di rispetto che io ho verso la natura. Penso di manifestarla così. È una cosa da poco, però è così, mi viene spontaneo di farlo e lo faccio anche. Ecco, diciamo la natura bisogna rispettarla. Fra l'altro, tutti amano il mare, ma pochi lo conoscono a fondo. Infatti, non a caso lei ha un ricordo che si porta nel cuore sin da piccolo. Proprio lo conosco profondamente il mare, perché ci sono stato dentro per tanti anni. L'8 di giugno è stata la data storica, una data fantastica per quel che concerne il tempo cattivo che ha fatto Fano, che così non l'ha più fatto. Oppure, se l'ha fatto, a terra non ha fatto quei danni lì. Ero un ragazzino io che sono nato qui al Lido, erano le 7:30 di sera, più o meno anche un po' prima. Passeggiavo, si scurisce il cielo, ma proprio si scurisce, e già proprio il sangue ti si raggela. Allora ero in bicicletta dietro casa, lascio la bicicletta perché cadevano i rami da tutte le parti, l'acqua del porto già cominciava a tracimare dalla banchina. Tempo 10 minuti, entrata dentro casa, prendo mia madre nelle braccia perché si era rotta una spalla, io ero piccolissimo, e la porto a casa di mio nonno 50 metri di dietro, che è più alta, e l'acqua non ci arrivava. Quella notte ha fatto il finimondo, è morto un sacco di gente. Le barche erano tutte a terra, quelle grandi, e quelle piccole erano in mare. Mio padre era imbarcato in una barca media, che si chiamava Torero. Non abbiamo avuto notizie. Il mattino dico a mia madre: vado a vedere se mio padre è tornato, e qui già era pieno di gente. Vado in cima al molo, mi metto lì a sedere sulla bitta così, ma senza aver coscienza di quello che fai, perché a quell'età non c'è coscienza. Allora passa gente, mi dice: cosa fai qui? Dico: tanto ci conosciamo tutti quel porto. Aspetto mio padre, ma tuo padre ormai se non è tornato fino adesso. E dopo un po' mi alzo e vado a casa. Sono in fondo al molo, mi giro perché ogni tanto mi giravo, vedo un fumo, mi metto a correre senza sapere chi era. Arrivo in cima al molo, era la barca di mio padre, semidistrutta, e quando entra dal fanale verde vedo mio padre che mi saluta. Gli era caduta l'ancora sul petto e aveva schiacciato il petto. Sono andato di là, l'avevano già portato all'ospedale. C'è una foto che si ricorda di aver scattato in un momento particolare della sua vita? Allora, tutte le foto lasciano un ricordo, non ho un buon rapporto con i ricordi, me li lascio alle spalle, quindi le amo tutte proprio. E c'è una foto di questa luna con i gabbiani, di quella signora che mi ha mandato questa foto, dicendo che la figlia amava le mie foto, questa foto sarebbe piaciuta alla figlia, che adesso non c'era più. La fotografia diventa poesia se c'è l'emozione. Se hai il coinvolgimento. È l'emozione, la cosa più importante è l'emozione. L'emozione viene se hai la passione.